metto qui, è diverso. Siediti se vuoi, perché detto fra noi, fra un po' ti faccio un'intervista. Non devi preoccuparti se i tuoi pensieri vanno a destra, al centro, da sinistra. Devi truccarti un po', sembri un gufo sul comò, però sei il primo della lista. Che ne so, ti dirò, mi importa solo che tu non mi faccia il qualunquista. Bentrovati, avrete visto gente al lavoro nelle nostre campagne nei giorni scorsi, al lavoro per quello che è uno dei tesori più importanti della nostra terra, ma non soltanto della nostra terra, poi ne parleremo un po' più diffusamente, ma diciamo anche del nostro paese. Il vino, quindi la raccolta dell'uva, diciamo appena terminata, e per sapere come è andata quest'anno, quali sono le prospettive, come saranno i nostri vini marchigiani, come sarà il paragone, come ci si comporterà di fronte o accanto, se volete, ai vini delle altre regioni, abbiamo chiamato il nostro vecchio amico e anche vostro amico, ci viene sempre a trovare, Alberto Mazzoni, che è il direttore dell'Istituto Marchigiano di Tutela Vini e credo che sia la persona più adatta per poter affrontare un argomento come questo. Alberto, ben trovato, è un piacere ormai averti qui e io credo che anche dalle tue parole, al di là di tutto, chi fa il tuo lavoro ovviamente deve avere anche un po' di padronanza della comunicazione, no? Io credo che anche dalle tue parole che hai detto negli anni scorsi, le volte che ci siamo incontrati per questi appuntamenti, hai dato un po' a tutti, a me sicuramente sì, ecco questo, hai fatto crescere un po' questo amore per il vino. Beh, perché lo senti anche tu o è solo un mestiere? Ma io dico che essenzialmente chi fa il vino deve sentire qualcosa di particolare e di diverso. Tutto l'agricoltore è una persona molto pratica, è una persona che vive in una casa senza tetto, perciò di conseguenza se non ha cuore, se non ha animo, se non ha un grande entusiasmo, in certe annate farebbe fatica poi probabilmente a produrre questi grandi prodotti. E poi in un mercato globale dove siamo oggi, se tu non riesci a dare qualcosa di diverso e di unico, difficilmente puoi avere fortuna. Perciò il discorso è un qualcosa di cuore, un qualcosa che si tramanda da padre in figlio, capito? Perciò queste nuove generazioni che arrivano vengono da famiglie di campagna, difficilmente troviamo persone nuove che si inseriscono, salvo di questi grandi industriali che vogliono fare un investimento sul vino. La vendemmia che in questi giorni oramai è alla conclusione ci ha visto fortemente impegnati in un anno molto particolare. Io l'ho definito un anno senza inverno e senza estate. Purtroppo abbiamo avuto una stagione molto particolare che ha condizionato fortemente alcune scelte. In un certo periodo dell'anno, diciamo giugno, luglio, la preoccupazione era un po' diversa rispetto ad oggi, ma il buon Dio ci ha regalato un grande settembre che è stato importantissimo. C'è stata anche qualche pioggia che ci andava. Ci andava, che non poteva andarci, potevamo andare bene, ma nel discorso generale comunque devo dire che alla fine siamo stati più che mai soddisfatti. Ma anche perché oramai in questi ultimi 10 anni si è consolidato all'interno di ogni azienda la conoscenza, la capacità e la grande esperienza per poter convivere oggi con un clima che sta cambiando. Inutile che diciamo che il clima non sta cambiando, il clima sta cambiando, abbiamo l'innalzamento della temperatura, abbiamo praticamente oramai queste piogge che in mezz'ora ci scaricano 40 mm d'acqua, abbiamo questi inverni tiepidi e estati poco calde, perciò magari adesso il prossimo giro farà la neve e poi avremo un'estate caldissima. Ma quanto influenza e quanto influisce tutto questo anche nell'agricoltore? Tantissimo. Che chiaramente deve provvedere in qualche modo a trattare e a tutelare la sua uva. Guarda, tantissimo. Incide praticamente essenzialmente su 3 motivi essenziali. Uno, lo stato vegetativo della pianta. Se non abbiamo un inverno la pianta non si ferma, la pianta non va in stasi, perciò praticamente troviamo un traccio quasi sempre verde. Due,
L'agricoltore deve essere molto attento e vigile in qualsiasi giorno dell'anno, perché una scelta sbagliata, un ritardo o un anticipo può condizionare praticamente una stagione. E nello stesso tempo c'è bisogno di studiare continuamente. Ogni anno è diverso, ogni stagione è diversa. Io sono alla 40ª vendemmia di questa mia vita e vi devo dire che ogni anno abbiamo trovato una situazione completamente diversa. Tutto questo per dire che ci vuole attenzione, grande intelligenza, grande dedizione. Non esiste il sabato, non esiste la domenica. Se c'è da fare un trattamento bisogna farlo quando è necessario. Oramai il viticoltore della domenica non c'è più, perché altrimenti rischia poi di non raccogliere l'uva. Dalle zone terremotate nei giorni scorsi ci sono notizie circa l'andamento, perché si saranno sicuramente, circa l'andamento dei raccolti? Erano già stati conclusi? Diciamo che le zone terremotate, a quelle altitudini lì abbiamo pochi vigneti. Diciamo che la zona più colpita sicuramente è Matelica, Serra Petrona, l'Alto Maceratese. Verdicchio, l'Alto Maceratese, la Vernaccia, lì siamo su quel discorso lì. Perché lì comunque il Verdicchio di Matelica ancora, diciamo, in questi giorni è ancora sulla pianta, perché comunque 500 metri di altitudine, minor luce, minor calore, di conseguenza niente mare, influsso. Esatto, matura più tardi, però comunque in ogni caso quelle sono forse le zone magari che hanno risentito più di questo purtroppo evento, che non giova a nessuno, è un danno per l'intera regione, perché noi eravamo abituati a dire che a 40 km dal mare c'era la montagna, il nostro terra fantastico, vissuto, coltivato, gestito, beni storici architettonici, certo, grandi paesaggi. Oggi, ahimè, la cosa è un po' cambiata. Tu parlavi dell'affetto, dell'amore da parte delle famiglie o degli agricoltori per la propria terra, quindi in una cura che chiaramente anno dopo anno, anche per la tecnologia, poi cambia. Nelle famiglie vedi il ricambio generazionale di padre in figlio nelle aziende agrarie e ci vedi lo stesso attaccamento alla terra? Sicuramente sì. Allora, noi abbiamo avuto in questi ultimi 15 anni una politica regionale attenta e vigile al cambio generazionale. E su questo il mondo agricolo, il mondo vitivinicolo è quello che ne ha tratto più vantaggi. Perché nella terra ci devi nascere, devi avere una cultura praticamente agricola. Una cultura della cultura. Esattamente. Certo. Dove tu devi comunque capire le difficoltà, capire che comunque per te ogni anno è una sfida. E questo passaggio c'è. Sta andando avanti molto bene, noi nella nostra associazione, che contiamo 700 associati, devo dire che abbiamo un grande ricambio generazionale, i giovani praticamente stanno venendo, stanno investendo, sono curiosi, hanno voglia di crescere, hanno voglia di confrontarsi e mi danno anche un'altra grande fiducia e certezza, il fatto che sanno stare insieme meglio dei padri rispetto alle altre aziende. Questo è un dato importantissimo. Questo da che dipende? Che i padri magari ci avevano, butto là così, magari si invidiava uno con l'altro, sì? Questo c'è, perché si vedeva sempre il vicino lo si vedeva sempre come un concorrente. Invece oggi bisogna prendersi per mano e andare in giro per il mondo a promuovere il brand marketing, indipendentemente da chi, perché comunque ogni azienda ha la sua caratteristica, ogni azienda riesce a produrre un certo tipo di vino e noi su questa differenziazione, su questo artigiano del vino abbiamo dato massima disponibilità di crescita, di sviluppo e abbiamo anche ottenuto grandi risultati. Senti, esuliamo un momentino, quindi dopo ritorniamo sulle marche, ma mi è venuta in mente questa domanda. Io mi capita spesso di girare e quando giro non faccio soltanto il giro turistico per andare a vedere musei e monumenti, ma se mi trovo in una regione particolare cerco qualcuno che mi porti a vedere qualche azienda importante, ma non soltanto importante, anche quelle piccole. Ecco, ce ne sono tante, ovviamente al nord hanno una caratteristica, al sud hanno un'altra caratteristica completamente diversa nei vini. Ecco, fra le varie regioni italiane, nel settore vino, nel parlare di vino, nel parlare di economia che si riferisce al vino, esiste una sinergia, avete un collegamento? Allora, direi di sì.
Direi di sì, perché questo collocamento sta crescendo, perché comunque ci si sta muovendo in un mercato internazionale dove c'è un paniere, un'offerta da dare molto importante. Noi, secondo me, abbiamo tutto l'interesse di collaborare con delle regioni e con dei vini probabilmente che hanno maggiore storia dei nostri, se vogliamo, capito? Noi abbiamo fatto un grande incontro e abbiamo fatto un gemellaggio con il Barolo, abbiamo fatto il Verdicchio, ha fatto un gemellaggio con il Barolo. Barolo per eccellenza. Che viene fuori dal Barolo? Un gemellaggio col Barolo significa ovviamente no, certo, non parlavo dei vitigni, quello è chiaro. Presentarsi sui mercati internazionali con due prodotti praticamente molto particolari, il più grande vino rosso italiano per eccellenza contro il vino bianco più premiato dalle guide di settore, il Verdicchio. Perciò questo binomio, questo stare insieme serve per crescere tutti. Quindi vuol dire non ci facciamo concorrenza. Quindi vuol dire presentarci magari a... Andare su un mercato insieme, andare a una fiera insieme, raccontarsi insieme. Questa è una buona idea, questa sinergia, questa joint venture, a chi è venuta in mente? È venuta praticamente parlando con i miei colleghi praticamente in Italia, perché tanto d'altronde deve essere così, deve essere la situazione, perché oramai dobbiamo uscire dai nostri confini comunali, regionali, provinciali, cioè la provincia, i comuni sono qualcosa solo italiano, non esistono se vogliamo su questa partita qua. Perciò l'altro giorno parlavo con il direttore praticamente dell'Amarone, del consorzio dell'Amarone, una gentilissima signora, grande vino all'interno probabilmente del Policella, facciamo questo grande lavoro, mi ha chiesto se facciamo delle iniziative insieme negli Stati Uniti, in Svizzera e in Norvegia, perché comunque... Però Verdicchio e Amarone? Verdicchio e Amarone insieme, cioè fare una presentazione, un wine tasting, praticamente invitando dei giornalisti, presentando non un vino ma fammi due vini. Fammi sapere, perché sto scherzando, perché c'è all'estero. Ma è così, deve essere in questo modo, perché comunque in ogni caso, questo stare insieme, questo confrontarsi, questo mettersi, sfidare il mercato oggi è importantissimo, anche perché chi arriva oggi a delle degustazioni ad assaggiare, è qualcuno di più preparato di quello che pensiamo noi, attenzione, perché noi pensiamo che in giro del mondo venga sotto gente che non capisce, invece non è vero. Beh, ma ormai chi, negli ultimi chi arriva è molto preparato. Ci sono scuole. Ci sono scuole, ma poi c'è tutto quanto un movimento che... Sull'enoturismo ormai c'è un'attenzione, un qualcosa di importante, molto forte, che gira sotto sistema. Ti dirò di più, quando si fanno queste cose, ci sono due, tre grandi vini di riferimento per quella nazione, per quella regione, è un qualcosa di molto positivo, perciò io sono favorevolissimo. Benissimo. A fare queste cose. Io però ti faccio una domanda tra bocchetto, allora noi abbiamo una caterva di Verdicchi, perché tanto sì. Verdicchio e Amarone, Valpolicella, Ripasso, sì, come si chiama, sì. Tutti quelli, sì. Tutta quel... ecco. Si porterà un marchio da una parte e un marchio dall'altra, gli altri faranno quello che vogliono. Chi sceglie il Verdicchio da portare in degustazione? Allora guarda, la nostra è forse una domanda è un consorzio, no, assolutamente, è un consorzio molto attento a queste cose e particolarmente gestito con attenzione in questi ultimi 15 anni, se non di più. Allora, il discorso è molto semplice. Noi facciamo partecipare a queste iniziative tutte quelle aziende che in un certo senso hanno voglia di partecipare. Io non racconto per qualcuno, io voglio che sia il produttore che ci mette la faccia, che si certo. Presenta e che vuole raccontarsi, perché ognuno ha un'esperienza, ogni vino ha una sua caratteristica. Noi nella nostra diversità abbiamo fatto grande il Verdicchio, perché il Verdicchio oggi è divenuto importante, è il vino bianco più premiato alle guide di settore, perché il sistema sul territorio è cresciuto, su 100 aziende ne abbiamo 70 che vengono premiate, perciò c'è una qualità diffusa, forte, che permette a tutti praticamente di potersi presentare e non vergognarsi nessuno, anzi dobbiamo continuare su questa storia, perché così facendo riusciamo meglio ad essere credibili. Io nei vari giri di cui ti parlavo, ti dicevo prima, vedo che ci sono delle enoteche delle buone enoteche intendo, che presentano i vini, tutti i vini migliori italiani e compagnie belle. E quindi ci sono elencati Piemonte, Lombardia, Toscana, delle Marche c'è sempre ancora poca roba sul discorso soltanto del Verdicchio. Che significa? Che loro mettono un freno a che arrivi anche il Verdicchio, che fra l'altro è uno dei vini il vino bianco più premiato, questo lo diciamo. È una sfida che stiamo combattendo, il fatto di averci non uno ma due, tre o quattro Verdicchi sullo scaffale.
Questa è un po' una situazione marchigiana che va avanti da tantissimi anni. Noi per anni siamo stati un po' dentro un cono d'ombra, non siamo usciti su questo passaggio. Oggi riusciamo probabilmente a promuoverci in modo più forte, oggi riusciamo ad investire con i fondi PSR comunitari di, cioè, decine e decine di migliaia di euro, e oggi stiamo permettendo alle aziende probabilmente di confrontarci su un mercato internazionale molto forte. Perciò ci vuole ancora del tempo, sono convinto che ci vuole ancora del tempo, sono convinto che la comunicazione non è assolutamente soddisfacente ancora per insediarsi su questo meccanismo, ma nello stesso tempo dobbiamo anche dire, se facciamo un paragone oggi col vino che cresce a due cifre, più esportato nel mondo, che è il Prosecco, che fa 384 milioni di bottiglie, noi con i nostri 18 milioni di bottiglie facciamo ovviamente più fatica, però piano piano, facendo le brave formiche, non essere le cicale, come si dice nel mondo agricolo, questo certo. È un termine che funziona, quindi piano piano stiamo crescendo e stiamo comunque mantenendo un export nella media nazionale, forse qualche punto in più, noi siamo intorno a un 3% di crescita annuale, per noi non è una cosa di poco conto, una crescita del 3% dell'export ogni anno, e stiamo sempre di più cercando questi mercati nuovi, questi mercati internazionali che riescono a dare sicuramente in futuro ossigeno vitale e di sopravvivenza per le nostre aziende. Quindi investimenti che state facendo, di cui si legge, che sono abbastanza sostanziosi e intervengono ovviamente pesantemente, perché è giusto, porteranno dei frutti a breve o già si comincia a vedere qualcosa? Allora, non esiste promozione che a breve ti possa dare un ritorno, su questo non c'è dubbio. Come misuriamo noi questi investimenti che stiamo facendo ogni anno? Noi parliamo mediamente che ogni anno tra l'Europa, i paesi extracomunitari, parlo di Stati Uniti, Canada, Cina, Giappone, il discorso della Norvegia, il discorso praticamente del sud-est asiatico, noi investiamo mediamente intorno a 3 milioni e mezzo di euro. Perciò è un qualcosa che nel tempo sta crescendo, ma sta crescendo non solo l'investimento ma anche il numero dell'azienda. Siamo partiti praticamente con 20 aziende, oggi tra Europa, praticamente Italia e paesi extra c'è, riusciamo a coinvolgere oltre 130 aziende, perciò è un qualcosa di importante. Noi lo vediamo con il discorso del rinnovo dei vigneti, perché se il rinnovo dei vigneti va avanti e ogni anno si continua a rimpiantare, cioè, significa che c'è un qualcosa, c'è un mercato che funziona, la gente ci crede, perché se la vigna non viene rimpiantata, finito il suo ciclo, praticamente saremo senza vino. Non ci può essere un discorso che da una parte facciamo promozione e dall'altra parte non investiamo nella vigna. Certo. Sarebbe un controsenso. E nello stesso tempo però sto vedendo che ci sono anche investimenti sulla tecnologia in cantina, perciò vigneto, tecnologia in cantina, promozione sono tre asset importanti, tre corridoi che vengono percorsi molto velocemente probabilmente dai nostri produttori. Un dato per tutti, 2015, dal 2016 ancora non ce l'abbiamo, 2015 su questi tre binari le nostre aziende hanno investito oltre 12 milioni di euro tra vigna, tecnologia e promozione. Perciò significa che se investi nella vigna tu ci credi. Su questo noi ci stiamo lavorando moltissimo, non solo per il verdicchio ma anche per le altre denominazioni, perché il verdicchio capofila, il verdicchio bandiera del nostro vino nel mondo, il verdicchio praticamente portatore di buone notizie, ma è altrettanto vero che dietro a queste buone notizie deve arrivare la lacrima, il rosso conero, certo, il bianchello, i colli maceratesi, la vernaccia, perché dobbiamo essere praticamente questo grande locomotore, possiamo collegarci tante carrozze, anche il rosso piceno che è parte integrante di una parte di questa provincia di Ancona. Senti, qualche minuto fa mi è rivenuta in mente la tua risposta, hai parlato del Prosecco che chiaramente è presente pesantemente sui mercati esteri, sì. Ma noi nelle Marche abbiamo qualcosa che comunque non ci faccia dimenticare il Prosecco e che sia buono più o meno lo stesso? Il Prosecco ormai è una mania, perché se vai in qualche posto non è che ti danno uno sfumato, ti dicono Prosecco anche se c'è scritto verdicchio o c'è scritto addirittura bianchello del metallo, che possiamo fare anche lo sfumato lì, vuol dire. E ormai c'è questa mania di dire Prosecco. Allora, il Prosecco di Valdobbiadene dovrebbe essere, sì, quello. Sì, esattamente, quindi hanno fatto le doppie versioni, perciò lì abbiamo, con questo paesino minuscolo di poche anime, ci abbiamo creato l'Italia nord orientale, oramai è diventata Prosecco. Diciamo questo, che noi nelle Marche lo spumante ce l'abbiamo, noi nelle Marche facciamo 15 milioni di bottiglie di spumante, il valore di queste bottiglie di spumante supera una cifra molto importante sul nostro mercato, perciò lo spumante oggi è un passepartout per avvicinare dei giovani al consumo del vino.
perché lo spumante può essere gestito e bevuto in qualsiasi momento però della giornata. Però di verdicchio. Di verdicchio e non solo, perché comunque non tutte le denominazioni possono fare lo spumante, non tutte le aziende, le nostre aziende hanno gli autoclavi per fare lo spumante, perciò c'è un mix di produzione sia di DOC che di IGT praticamente che comunque oggi danno un numero intorno ai 14 milioni di bottiglie, che non è una cosa da molto negativa ma è anche positiva, perciò lo spumante è come un altro veicolo che serve per aggredire questo consumatore sempre più attento che cerca in qualche modo praticamente di tornare indietro, perché oggi noi abbiamo fatto un giro talmente veloce che oggi torniamo ad assaporare alla ricerca di qualcosa che non abbiamo perduto ma che sta nel nostro DNA. Che si prova quando per diversi anni le guide come il Gambero Rosso, l'Espresso e Slow Wine definiscono il verdicchio come primo vino fermo più premiato? Che significa? Vuol dire essere consapevoli della propria forza, perché che il vino è un vino buono, un vino ottimo, che sul mercato farà vedere i sorci verdi ad altri, oppure uno è consapevole che il lavoro fatto fino ad oggi sta portando dei buoni frutti? Ma io vedo luci e ombre su questi premi. Sì, io vedo luci e ombre in questo senso, allora, luci fondamentali, il primo vino bianco con riconoscimenti ovunque, oggi viene menzionato molto più di altre volte che magari non si considerava per nulla, capito? Lo si vedeva nell'anfora, a volte l'anfora ovviamente è solo praticamente una parte di quel mercato che gira. Però io voglio che questi riconoscimenti, questi premi, diventino patrimonio non solo del consumatore ma del mondo produttivo. Perché l'obiettivo del consorzio è quello di far crescere il prezzo medio di questo vino sullo scaffale. Inutile che diciamo praticamente che è un prodotto di alta qualità, riconosciuta da terzi, perciò vuol dire importantissima, però sullo scaffale praticamente riusciamo a incidere poco sul prezzo. Questo non è un grande vantaggio per tutto il sistema marchigiano. Questo a me dispiace moltissimo, perché i primi a crederci devono essere i produttori, i quali devono sapere che hanno sulle mani un prodotto straordinario, un prodotto che comunque riceve un apprezzamento generale da chi oggi sul mercato ne parla, però a volte praticamente facciamo fatica a fare quelle 20, 30, 40 centesimi in più che possono fare la differenza, perché alla fine da questa bottiglia ne viene fuori il reddito per il viticoltore, che per noi è l'anima, il cuore di tutto il sistema marchigiano. Anche perché molti non si rendono conto di quanto lavoro, dovremmo farci una trasmissione in merito, esatto, di quanto lavoro ci sia dietro, no? Secondo te, io una volta ho letto da qualche parte, un paio d'anni fa, che il prezzo di una buona bottiglia presa in enoteca, tu capisci se è un vino buono quando è almeno sugli 8-10 euro, è vero? Ma vedi, su questo discorso ci parliamo non una trasmissione ma 10. No, ma lo sai perché, ovviamente, te lo dico perché quando ti trovi in enoteca qualcuno dice questo costa 12, probabilmente di qualche caso, è meglio di questo che costa 8, non so. Ma guarda, sul discorso del prezzo sicuramente se noi prendiamo due cassette di mele, uno che costa 2 euro al chilo, uno che costa 3 euro, finisce prima quello di 3 euro e quello di 2 euro. Oggi sul discorso del vino noi abbiamo dei scaffali spaventosi dove andiamo da 90 centesimi fino ad arrivare praticamente a 100 euro per dire no. Però su questa partita ogni realtà, ogni zona si deve tarare per quello praticamente che riesce a produrre e del valore che ha. Noi secondo me oggi siamo sotto il prezzo reale del nostro vino, oggi siamo sotto. Io chiedo fortemente, abbiamo già fatto riunioni, abbiamo già fatto diverse iniziative sul sistema e le faremo ancora, proprio per incentivare i nostri praticamente imbottigliatori a elevare il prezzo sullo scaffale, perché un prezzo più alto non è che lo dequalifica, va ulteriormente a rafforzare quello che le guide ci chiedono. Quest'anno, che oramai non direi, quest'anno adesso non rifacciamo la classifica di nuovo, certo, per il quarto anno consecutivo, non occorre rifarla, qualsiasi guida oggi andiamo a prendere, il verdicchio probabilmente è primo, voglio dire, su questo. E allora convinciamoci, uniamoci insieme, cerchiamo di elevare questo 4-5%, che sicuramente
il consumatore non si tirerà indietro, perché di fatto ti lascia un ricordo e ti dà un prodotto unico e riproducibile altrove, dove riusciamo ad esprimere il territorio, che è la cosa importante, il vitigno e il saper fare della nostra terra. Voi avete utilizzato, ritorniamo un momentino al discorso della promozione, avete utilizzato la campionessa olimpica Elisa Di Francesca, campionessa di Fioretto, come vostro testimonial, no? Come è avvenuto questo abbinamento? Perché? Che cosa avete visto nella Di Francesca? Che poteva essere, a parte che lei dice che le piace il vino, e fa benissimo, perché l'ha detto sempre, sì, no? Detto un bel sempre. Bicchiere di verdicchio quando torna a casa. Ma ecco, quali caratteristiche ci avete trovato? Perché avrete fatto uno studio. Ma il discorso legato essenzialmente allo sport, ai giovani, è un discorso ovviamente che il vitigno, verdicchio vitigno autoctono, avere anche un testimone della propria terra. Visto che abbiamo la fortuna di avere una campionessa come Elisa, l'abbiamo inserita in questo discorso. Qualcosa che ha funzionato, ci abbiamo fatto diverse campagne, ci abbiamo fatto, e comunque ci aiuta ad essere probabilmente i primi nello sport e i primi anche praticamente nel vino. Aiuterà, ci aiuterà adesso con il discorso di fine anno, il contratto comunque si conclude e poi torneremo praticamente a una comunicazione legata istituzionale, proprio riportando in prima fila, praticamente in prima fila, riportando praticamente il discorso del vino, il verdicchio. Senti, parlavi prima di Vinitaly. Vinitaly, come tante altre manifestazioni in cui si fa la degustazione, è pieno sempre di gente e c'è tanta curiosità su tutti quanti. Sì. Serve ancora questo evento come Vinitaly secondo te? Ma vedi, serve, perché comunque è una vetrina dove non si può non esserci. È una vetrina dove noi... Ma c'è tutto il mondo che viene a vedere? Beh, guarda, se la vediamo come fiera internazionale, io penso veramente che dobbiamo più puntare sul Provine in Germania. Che sicuramente la faremo adesso a marzo, è un'altra vetrina importantissima sul panorama. Diciamo che a Provine entrano soltanto gente che ha a che fare col vino, mentre al Vinitaly probabilmente possono entrare chiunque, anche se il biglietto quest'anno è andato a 80 euro, giusto per mettere un freno un po' praticamente all'ingresso. Però di fatto 80 euro non è poco. Non è poco, però comunque la gente c'è. Diciamo che bisogna starci, bisogna presentarsi, comunque è sempre una vetrina, un veicolo praticamente di comunicazione che non si può fare a meno. Ma io torno a dire un'altra cosa che voglio dire, che oggi il vino da solo non c'è più utile per promuovere la nostra terra. Noi dobbiamo spostare parte della nostra attenzione sul food, perché oggi il food sta diventando importantissimo. L'enoturismo oggi sarà per noi un nastro importante di crescita su questa terra, perché oggi si sta facendo un passo indietro rispetto alla velocità della vita, queste sì. Notizie che attraversano il mondo in millesimi di secondo, stiamo tornando indietro, riavvolgiamo il nastro per assaporare qualcosa che abbiamo perso. Ecco, almeno i piatti, però stiamo attenti a non fare un abbinamento col food, come si dice, oggi diciamo... mordi e fuggi, perché il vino lì non ci sta bene. Finger food. No, io al di là del finger food, io torno a dire che noi dobbiamo, comunque oggi abbiamo una società molto variegata, dove in alcuni casi il finger food vale più praticamente di un pranzo seduti per 4 ore. Però di fatto la cosa che interessa è questa, secondo me. Noi dobbiamo partire dalle scuole elementari, far conoscere il valore della terra, far conoscere il valore del cibo e far capire ai giovani il valore della stagionalità del prodotto. È importantissimo, perché se noi non torniamo alla stagionalità, abbiamo perso la piacevolezza del gusto di qualsiasi cibo andiamo a mangiare. Certo. E su questo stiamo lavorando, e faremo come istituto faremo un'aggregazione di produttori delle Marche, praticamente, che dove andremo a raccogliere tutto le aziende certificate dei prodotti marchigiani, perché vogliamo che il cibo sia insieme al vino il futuro della nostra regione. Due domande prima di salutarci. Dunque, noi siamo marchigiani, però come tutti quanti chiaramente guardiamo anche all'erba del vicino, che non è detto che sia sempre più verde. Tu hai parlato dei verdicchio. Ecco, c'è stato per qualche tempo un tira e molla e anche una letteratura particolare fra il verdicchio dei Castelli di Jesi e il verdicchio di Matelica. Sono tante le differenze, hanno possibilità invece di convivere insieme?
convivono insieme, assolutamente convivono insieme, sono praticamente due grandi nostre frecce nell'arco, entrambe riescono praticamente a soddisfare gusti e modalità di degustazione diverse, entrambi hanno tempi di maturazione diversi, noi ne facciamo praticamente un vanto, non è assolutamente una sfida, anche se la denominazione del Matelica è più ridotta, perché è il 10% rispetto alla denominazione del Verdicchio, però di fatto insieme è un binomio forte e imprescindibile del successo del Verdicchio nel mondo. E dei rossi marchigiani, che quello del Conor c'ha un sapore chiaramente diverso dal Piceno. Allora, sul rosso Conor, Piceno dobbiamo dire che è il vino rosso più importante della nostra regione, perché parte da Ascoli, arriva a Senigallia, perciò ha una zona molto più ampia. Ma noi crediamo molto nella rinascita del rosso Conor, abbiamo fatto anche la campagna estiva legata sul rosso Conor, abbinamento praticamente col presidio Slow Food dei Moscioli, perciò rilanciare questo vino proprio partendo dalla propria terra, dal Monte Conor, questo un posto importante del turismo della nostra regione, per poi rilanciare questo vino rosso, sfatare il concetto che il vino rosso non è pesce, perché il rosso Conor può essere anche giovane, può essere fresco, piacevole ed abbinare, perché no, ad un piatto con il pesce. Su questo ovviamente vogliamo rilanciare, perché comunque il rosso Conor di questa terra, di queste nostre parti, un rosso Conor da Vitigno Montepulciano diverso da quello che potrebbe essere il Montepulciano d'Abruzzo, diverso da altri Montepulciani che si producono sul litorale adriatico. Perciò lì ci vogliamo investire, come stiamo investendo fortemente sulla lacrima di Mano d'Alba, perché deve essere Po' di nicchia, è un po' di nicchia, però noi dobbiamo andare a fare, la gente va cercando proprio a volte queste nicchie, perché oramai lo standard non ha più senso. Perciò più noi abbiamo un paniere di prodotti particolari, dove ogni produttore ci mette del suo, riusciamo meglio a farci conoscere ed apprezzare, perché altrimenti se facciamo vini standard, vini che sono uguali sempre e vini praticamente che troviamo ovunque, non avremo successo come ce l'abbiamo adesso. Ultimissima domanda con una risposta brevissima. È vero che in vino Veritas? Assolutamente sì, piacevolissimo. Il vino veramente è un qualcosa di che crea amicizia, che crea allegria, che crea conversazione. E dietro un bicchiere di vino poi si possono fare tanti affari. Grazie ad Alberto Mazzoni, direttore dell'Istituto Marchigiano di Tutela Vini, che ci è venuto a trovare e che ha parlato con noi di quello che è, di come sarà il vino 2016-2017. Alla prossima. Metto qui, è diverso. Siediti se vuoi, perché detto fra noi, fra un po' ti faccio un'intervista. Non devi preoccuparti se i tuoi pensieri vanno a destra, al centro, da sinistra. Devi troccarti un po', sembri un gufo sul comò, però sei il primo della lista. Che ne so, ti dirò, mi importa solo che tu non mi faccia il qualunquista. Così è perché... Detto però non ci sta anche meglio.